La frase che conosciamo, con la cultura non si mangia, ha rappresentato un punto di riferimento, non era solo una battuta, si è fatto leva sulla crisi del lavoro, della disperazione, del precariato, per ricollocare il fenomeno culturale come il fiore all'occhiello che non ci possiamo più permettere. È una grande opportunità ed occasione economica di crescita, di produzione di lavoro, lo è sempre stata per l'Italia e probabilmente dentro un nuovo modello di sviluppo lo sarà molto ma molto di più se cambiamo il nostro modo di scommettere su questo fattore. I mercati che si stanno affacciando al mondo, non è vero che da noi non vogliono questo. Da noi non vogliono casomai un manufatturiero scadente, ma da noi invece chiedono questo, chiedono quello della nostra storia e chiedono di riconoscere l'Italia per quella che è stata, e cioè un grande, diciamo, centro di promozione e produzione globale di cultura e con tutti gli aspetti che conosciamo. E questa è economia, questo è il lavoro, questa è possibilità di produrre ricchezza non delocalizzabile, peraltro, perché se io questa penna la produco in Giappone o in Cina, faccio presto, un comune o una piazza o un festival di letteratura, di cinema, di danza, di arte, di cultura che faccio in un borgo medievale, lo faccio solo nel borgo medievale, non è delocalizzabile e porta il valore aggiunto dell'essere un evento culturale italiano. Non abbiamo mai avuto il coraggio di immaginare che questo punto poteva essere un punto centrale del nuovo modello di sviluppo. Invece abbiamo fatto i piani casa per moltiplicare le cubature, distruggere i paesaggi, illudendo le persone che con X metri cubi in più avremmo prodotto ricchezza. Non abbiamo prodotto ricchezza, abbiamo distrutto paesaggi. Questo è accaduto poi nella vita.